Che mi fa ammazzare? Ti senti male? Rado. Sì, buonanotte. Uova. Pensa, mi ha svegliato il profumo. Che c'è? Niente, perché? Non lo so, mi sembri strano oggi. Su, mangia. Appena hai finito andiamo. Tieni. Allora, non mi hai più detto niente. Posso andarci in Spagna, vero? Papà, ci tengo tantissimo. Su Barcellona so tutto. E poi la macchina è quella di Ludo, lei è una super prudente, non devi preoccuparti di niente. Allora? Sara, sono a un punto cruciale con le indagini, sono davvero parecchio sotto pressione, quindi per favore vorrei che non partissi adesso. Non posso preoccuparmi anche di te ora, d'accordo? Abbiamo organizzato tutto, è tutto pronto. Sara, te lo sto chiedendo per favore. E poi sono molti i genitori che considerano i figli 17enni troppo giovani per andarsene all'estero da soli. Papà, a me non me ne importa niente di come i genitori trattano i loro figli. Hai sempre detto che noi non siamo come gli altri. E il lavoro non c'entra niente, perché tu sei sempre sotto pressione. Se devo restare, resto. Ma voglio sapere perché. Perché tu sei minorenne e io sono tuo padre, ecco perché. Non sapevo che c'era qualcosa di diverso. Se mi lasci dormire fuori la notte non è soltanto perché te lo chiedo. Infatti, l'altra sera che sono tornata perché avevo dimenticato i libri di latino, tu eri uscito. La cena non l'avevi neanche toccata. Quella tua collega, il tuo vice, non è come tutte le donne che hai frequentato finora. Ti ho visti qui sotto e ci sono rimasta un po' male. Ho pensato che potevi farmela conoscere, come io ti ho fatto conoscere Marco. Ho pensato che se stava diventando così importante nella tua vita, potevi non escludermi. Ma poi non ho pensato a me, ho pensato a te. Ho pensato che se stavi facendo in quel modo, voleva dire che per te così le cose erano più facili. E l'ho accettato. E invece a te, di quello che io provo, non te ne frega niente! Sara! Sto seguendo le tracce dell'assassino di tua madre! Ma niente ce la riporterà indietro! Niente cambierà il fatto che sono cresciuta senza di lei! Tutta la mia vita fino ad ora è girata intorno a questo! E questa è la tua battaglia, non la mia! Perfetto. È così che fai con la gente quando la interroghi? No. Lei? Fermi. Ehi, come ti chiami? Ferma, scusa. Rado. Sai dove li trovi? Devo tornare da mio marito. Come ti chiami? Devo tornare da mio marito. Riesci a capire dove li trovi? Rado, no. Ferma, tesoro. Diamo i codici rossi. Subito, dottore. Rado. Stai buona.
Ne ho le scatole piene di giocare al gatto col topo. Noi arrestiamo i loro fornitori calabresi, azzeriamo complici, raffinerie, depositi e loro incrementano lo spaccio di altre sostanze. Allora, noi tagliamo le gambe agli spacciatori nigeriani di eroina, arrestiamo i cinesi, sequestriamo le pasticche e loro magari si sono già riorganizzati. È una vecchia storia. Non c'è niente da fare così. Noi della vecchia narcotici ci siamo abituati. Cercare di combattere il traffico di droga è come cercare di svuotare l'oceano con un cucchiaino. È la prima cosa che si impara. Io però vengo da un'altra sezione. Antirapina. Proprio così. E la prima cosa che impariamo è che una banda di criminali è come una tenia. È come un verme solitario che puoi colpire tutte le volte che vuoi. Lo puoi fare a pezzi, ma se non gli stacchi la testa, non morirà mai. Quindi dobbiamo concentrarci sulla testa, solo sulla testa. L'ottavo re di Roma pensa in grande, sta costruendo una città solo coi soldi dello spaccio. Ecco perché il notaio Tirreni è importante per lui. Non hanno esitato neanche un attimo a uccidere una ragazzina solo per salvargli il culo. C'era Tirreni, tramite un prestanome, dietro il magazzino di pasticche cinesi. E c'era sempre Tirreni, dietro gli affari immobiliari di questa banda di trafficanti. Ripartiamo da lui. Prego. Il notaio Tirreni sarà subito da voi. Ancora voi. Cos'altro volete da me? Sempre la stessa cosa. Che paghi per quello che ha fatto. Ma io non ho fatto proprio niente. Eusebio Quattrocchi le dice niente? Un tempo era l'autista di suo suocero. Le società di comodo con cui gestisce un traffico di droga per conto di una banda di criminali. Sono intestate a lui. Ma se ho fatto tutte queste cose brutte, perché non mi arrestate? Beh, non sarebbe divertente farlo adesso. No, no, vede, noi preferiamo un'altra cosa, che circoli la voce che stiamo per incastrarla e che prima o poi sputerà il rospo. Secondo me una notizia di questo tipo fa un certo effetto ai suoi amici. Magari la butteranno dalla tromba delle scale. Come hanno fatto con quella ragazzina, se la ricorda? Lo legga attentamente. Io non credo che questa volta le servirà a nascondersi dietro le gonnelle di sua moglie. Arrivederci. Gli hai messo paura? No, non è vero. Tu gli hai messo paura. D'accordo, andate voi due. In sezione hanno ricevuto una telefonata dall'ospedale. Una donna è stato confusionale con l'esame tossicologico positivo. Ho mandato mille d'ansiemi. Cosa è successo ieri sera? Non lo so. Il dottore dice che lei continuava a ripetere una parola. Rado. Mi dice niente. Chi è? Non mi ricordo niente. Eva. Eva, mi ascolti. Lei ha subito una violenza. E non ricorda nulla per via di una sostanza di cui hanno trovato traccia nel suo sangue. Si tratta di una sostanza stupefacente. Si chiama chiatamina. Noi dovremmo farle una domanda e vorremmo che lei rispondesse con tranquillità. Sì. Ha fatto uso di qualche droga? No, mai. Sono il marito. Si calmi. Sì, va tutto bene. Va tutto bene. Sì. Si calmi, va tutto bene. Va tutto bene. Hai idea di dove possa essere stata ieri sera? No. Ma ha preso la macchina. L'ho vista dalla finestra mentre andava via. Avevamo litigato. Che macchina? Una Renault Twingo. Che targa? Non mi ricordo. Faccio io? Unico dati la stradale. Se troviamo la macchina riusciamo a capire dove è stata. Negli ultimi tempi litighiamo sempre. Non saprei nemmeno perché. So solo che comincia sempre tutto da una stupidaggine e poi non riusciamo più a fermarci. È come se cercassimo qualcosa, qualcosa che non c'è. Sì. Le hanno fatto qualcosa, vero?
vuole andare da sua moglie? No. Non ce la faccio. Mi dispiace. Eccolo ragazzi, sta uscendo adesso, eh. Comunque, cioè, scusate la parola, ma mi sa che sta videocamera è rotta perché non si vede proprio un cazzo. Mi si sta annebbiando la vista, oh. Oh, mo tra un po' ma dormo. Mi ricordo che sta cosa le è costata due belli hot dog doppi. Con ketchup e maionese. Pasto e chiudo. Quest'ora da presente. Sì, scusa, ho fatto tardi. Cazzo, che succede? Lo dico io. No, 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 grazie. Allora, che cazzo ti succede? Lo sbirro è venuto da me. Mi ha minacciato. Sa... I signori vogliono ordinare? No, grazie, dopo. Sa tutto, sono fottuto. Che ti ha detto esattamente? Mi ha detto... Eusebio Quattrocchi, tutte le nostre società, tutto qui dentro, guarda. Ho capito. Se la situazione è questa, è fondamentale che stai tranquillo, però, eh? Perché se ti agiti, allora è matematico che comincia a far cazzate. Dì, sì, bevi. Sì, grazie. Per esempio, hai chiamato dal telefono che ti ho dato io? Sì. Sì, sì, era quello, sì. Sì, era quello. Sì, ma lo vedi che non sei tranquillo? E che io a questo genere di situazioni non sono molto abituato. Eh no, te sei diverso da me. Te non sei un criminale. Te sei solo un truffatore coca. Parla piano. Che gli piacciono i minorenni. Parla piano, eh? Parla piano. È già sufficiente per aprire l'istruttoria. Ma sei già dimenticato quella ragazzina? Ti ricordi che gli è successo, eh? È tutto per tenere fuori te dai casini. Sì, è vero, ma... Io sono sempre stato dalla tua parte. Fin dai tempi di Bogotà, ti ricordi, sono venuto io a Bogotà a fare l'atto costitutivo della tua prima società. Come si chiamava? Temporada Resoca. Temporada Resoca. E poi l'anno dopo a Cartagena, quando fondammo la Plata, da allora non siamo più fermati. Io neanche mi ricordo quanti atti ho fatto per te, neanche me ne ricordo. Devi aiutare. Con te. L'uomo con cui sta parlando Tirreni è il nostro uomo. Quando esce, vagli dietro e non lo perdere di vista. Ok, ricevuto. È l'uomo che ha ucciso tua moglie, vero? 14 anni fa, io lo volevo morto, quell'uomo. Temporada de Azucar. Il nome della società di cui ha parlato il notaio Tirreni. Dopo qualche mese che indagavo, scoprii una compagnia che aveva lo stesso nome. Una società di import-export, con sede a Bogotà. Sai che vuol dire in spagnolo? La stagione dello zucchero. Ma non c'è la canna da zucchero a Bogotà. C'è solo cocaina. Così, seguendo la traccia di questo logo, arrivai a una conclusione. I soldi della rapina erano finiti tutti a Bogotà. Per questo ti sei infiltrato? Sì. Però non li hai presi neppure infiltrandoti in Colombia. Avevo in mano alcune piste, ma... io non riuscii a fare i collegamenti giusti, allora. Io sono con te.
Pronto, Lupo? Abbiamo scoperto dove abita. Via di Porta Pertusa numero 4. E i guardi hanno incastrato quel coglione del notaio. In che senso? Che senso? Nel senso che è riuscito a rintracciare il nome dell'amministratore. La testa di legno della nostra società. Può metterlo dentro? Sì, lo può mettere dentro. Ma non l'ha fatto. No, ancora no. E lo sai perché? Perché quello sbirro conosce bene il suo mestiere. E sa che quel grandissimo cornuto del notaio lo porterà dritto dritto a noi. Tirreni l'ha incontrato. Oh, l'ha incontrato, ci hai parlato! Gli hai detto qualcosa che ci riguarda, cazzo! Sì, l'ho incontrato. Cazzo, no! Imbecille! Stai in campana. Ciao. Mio fratello sta per trovarsi nei casini. E quando succede, tira dentro anche te. Non succederà. Ci sono due tipi di persone. Quelli che quando le cose si mettono male, ti abbandonano. E quelli invece che ti stanno vicino. Ma tu che cazzo ne sai di come sono fatte le persone? Che fino all'altro ieri ti sei fatta pagare a cortassametro. Che sei diventata il santo padre adesso? Aia, cazzo di mortacci tua! E tu? Che tipo sei? Io sono una puttana. Niente. Vogliamo entrare? Se la chetamina gliel'hanno data qui, forse ci sono altre ragazze che hanno vissuto la stessa esperienza di Eva. Se è così, dobbiamo fermarli subito. Martedì chiuso. Ma domani è il caso che qui ci facciamo un salto anche a noi. Tu lo sai, con le ragazze ho fatto parecchio casino. Ogni tanto ho detto anche qualche cazzata. Ogni tanto, Sì, però per me, quelle donne sono persone, non cose da possedere. Ma come si fa a obbligare uno a stare con te se non vuole? Come si fa a non voler stare vicino a tua moglie solo perché un altro l'ha toccata? Sai perché a me piacciono tanto le donne? Tutte? Perché sono più intelligenti degli uomini. Sono più forti, sono più belle. E una donna, una cosa del genere, non l'avrebbe fatta mai. Non lo so. Fatto sta che queste cose le ho sentite da soli due uomini. Chi? Mio marito. E te? Ostia! Perché arrivo sempre secondo? Andiamo, Polenta, va. Dai su che ti do il cambio, va. Ma chi tu? Io sì, il capo ha detto che sto operativo e ti do il cambio io, no? Sì. Questo è da più di due ore che si legge quelle carte. Senti, carte, ho portato i ravioli cinesi. Assaggio e dimmi se sono buoni, va. Ma ora sei diventato appassionato di cucina cinese? Ti diventa tano? Comunque fai bene, sai? Stavo pensando così. Quando la tua amica esce, se esce, te la porti a Ostia. La metti in cucina, sai com'è contenta tua mamma? Ah, mia madre è contentissima. Ha detto pure che a lei un nipote con l'occhio a mandorla gli dispiace. E poi lei la sento sempre, dice sempre che Ostia, secondo lei, è mille volte meglio del Singapore. Sicuramente è meglio di Sing Sing. Comunque è buono, eh? Procediamo. Sì. Certo, però, bella la casa di Federico Buratti, eh? Hai scoperto di chi è? Sì, ho scoperto. La casa, così come la Ferrari, sono intestate in una società offshore, mentre l'utenza telefonica è intestata a lui. Infatti l'abbiamo messa subito sotto controllo. Bravo, bravo. Comunque il capo sta sbagliando tutto. Io l'avrei sbattuto dentro immediatamente. Ma capito, come fai senza le prove? Le prove me le cercavo dopo, con calma. Con calma. Hai assaggiato? Sì, ho idea.
Grazie. Sono buoni però, eh? Sono buoni, sì. Daria. Federico Buratti. Conte dice che sarebbe meglio prenderlo subito, ma io voglio essere sicuro che sia l'uomo giusto. Tu che ne pensi? Che ha ragione. Se quello è l'uomo sbagliato, rischiamo di mandare all'aria tutto il lavoro fatto finora. Stamattina mia figlia mi ha chiesto se la lascio andare in Spagna con alcuni suoi amici. Che cosa le hai detto? Le ho detto di no. Hai paura che le possa accadere qualcosa in Spagna? Era soltanto una bambina quando vide sua madre morire tra le mie braccia. Non riusciva neanche a piangere. E quando finalmente ce l'ha fatta e l'ho abbracciata, ho pensato che dovevo dedicarmi a lei, che avrei dovuto proteggerla, perché ero sicuro che la sua vita non sarebbe mai stata quella di una ragazza come tante. Non è così. No. Hai ragione, l'ho capito oggi. Sara è una bella ragazza di quasi 17 anni ed è innamorata di un ragazzo e della vita ed è pronta ad affrontarla e a fare tutti gli errori che ha il diritto di fare. Che cosa le hai detto? Le ho dato uno schiaffo. Uno schiaffo? Sara è una ragazza matura. Ha detto cose sagge, cose intelligenti. Oh, accidenti. Le ho detto che si fa quello che dico io. Dove vai? Ad aiutare Paoletto, a vedere se quello è l'uomo giusto o sbagliato. Tu vai a casa a parlare con tua figlia. Lanciato un appello ai giovani lasciati nella precarietà e alle donne la cui crescita umana e sociale... Oh no, dai, tuo padre è uno troppo figo. Non può aver fatto una cosa del genere. Almeno puoi evitare di dire sempre che è un figo. Sì, chi è? Ah, buonasera, signor Piazza. Che piacere. Sì, sì. E lui, te l'avevo detto che veniva. Sì, sì, è qui, adesso gliela faccio scendere subito. Come hai fatto a trovarmi? Se un poliziotto con 20 anni di carriera alle spalle non riesce a trovare la figlia che è scappata di casa e sta dalla sua migliore amica, farebbe meglio cercarsi un altro lavoro. Non sono scappata di casa. Ah, no? No. Ti ho lasciato il tempo per riflettere. Riflettere sul fatto che mi hai sempre detto che la verità è la cosa più importante. Ma tu stamattina non hai avuto il coraggio di dirmela. Riflettere sul fatto che sei stato molto prepotente con me. E che per non ammettere che hai paura che sono diventata grande, hai usato perfino mamma. Mi dispiace. Mi dispiace.
Avevi ragione. Hai preparato la valigia? Sì. E a che ora parti? Alle 9. Alle 9? Allora passo a salutarti prima di andare al lavoro. Va bene? Ti voglio bene, tesoro. Ti voglio bene. Cosa c'è che non va? Ho paura. Di che cosa? Che non sarà più come prima. Oh, tesoro. Ma anche quando diventerai ancora più grande, quando avrai dei bambini, quando sarai una vecchietta, per me sarai sempre la mia bambina. Sempre, qualunque cosa farai. Capito? Grazie. Grazie. Come hai fatto a capire che avevo una chiave nel vaso? Ah, non lo so, io ti credevo il tipo di persona che tiene una chiave di scorta da qualche parte. E che tipo sarebbe? Tu. Allora, che stai facendo il nostro amico Federico Buratti? È andato a nanna e dorme ancora. Conte è venuto a darmi il cambio. Voi avete fatto pace? Sì. Per te. Che cos'è? Un regalo. Ce l'ho già da un po', ma aspettavo il momento giusto per dartelo. E perché questo sarebbe il momento giusto? Beh, perché adesso sei troppo stanca per andare giù a buttarlo via. Non è proprio il mio genere. Lo so, conosco il tuo guardaroba. Ma solo per curiosità, per favore, mi fai vedere come ci stai? Il suo nome è Federico Buratti, è un pezzo grosso della finanza capitolina.
È impegnato nell'edilizia e sta costruendo un complesso residenziale da milioni di euro. Sì, ma questa intercettazione non è stata autorizzata dal PM, è quindi inutilizzabile. E tu questo lo sai benissimo, Piazza. Certo, ma detto fra noi, il nastro dimostra che quest'uomo che nessuno conosceva e che è sbucato fuori dal nulla e che non ha alcun passato può essere l'uomo che cerchiamo, l'ottavo re di Roma. D'accordo. Posso avviare un'indagine preventiva e disporre blocco delle sue attività e dei suoi patrimoni. Fino a quando non avremo fatto luce sui suoi trascorsi e avremo indizi per chiedere al magistrato qualche misura. L'ottavo re di Roma. Buongiorno. Buongiorno, guardia di finanza. Abbiamo un mandato di perquisizione. C'è il signor Buratti? Non so se è di là, forse... Venga, andiamo. Mettiamo la cassaforte. Tu guarda là. Qui ci penso io. Guarda un po' questi. Dottore, ci sarebbe la guardia di finanza. Mi richiede di attendere nel salottino, arrivo subito. Mi spiace, notaio, ma abbiamo un avviso di garanzia ed un mandato di perquisizione. Per cui, se non le dispiace, sarà lei ad attendere fuori, fin quando non avremo finito. Prego. Notaio, ce l'ha da lei la password o dobbiamo trovarla noi? Figa. Beh, mi rendo conto che ognuna delle vostre banche d'affari sta cercando di farmi aprire un fido per la mia società. Le vostre offerte sono molto lusinghiere. E ritengo che l'affare si possa concludere senza scontentare nessuno. Ma lei non è che in città, la sua città porusa, tagliare me può nascere in credito, bra? Davai, c'è tu much. Il nostro unico problema, sempre che di problema si possa parlare, è capire fin dove può spingersi un uomo come lei. Vede, Buratti, abbiamo altri clienti che iniziano a domandarsi chi sia questo loro pericoloso competitore. Noi abbiamo il dovere di tranquillizzarli. Vi starete chiedendo da dove viene questo spregiudicato sconosciuto. Vi capisco e non ho difficoltà a rispondervi. Io vengo dal nulla, signori. Ma l'innegabile prova delle mie capacità è che ora sono seduto in uno dei più bei ristoranti di Roma e parlo con delle persone importanti che se avessero avuto anche un solo dubbio sul mio conto ora non sarebbero qui. Salute, salute, salute. Devo parlargli, è urgente. È lui. Grazie. Possiamo fidarci? Penso di sì. Mi scusi, il signor Federico Buratti? In persona. Sono il capitano Moranti, guardia di finanza. Devo notificarle un avviso di garanzia. Buon pranzo. Buon pranzo a lei. Certo, dove siamo arrivati? Addirittura a pranzo. È veramente incredibile. Dicono che... in questo paese un uomo d'affari non può ritenersi tale se non riceve almeno uno di questi. Io adesso sono un uomo d'affari garantito. Salute. Salute. Come va? A Federico Nostro gli è arrivato l'avviso di garanzia. Allerto l'avvocato Martino. Ciao. Sono arrivati a Federico, cazzo! Va bene, grazie. Mi hanno informato che hanno consegnato gli avvisi di garanzia. Bene. L'era dell'ottavo re di Roma si sta avviando alla fine. Scommetto che stai pensando a Sara. Tu hai dei poteri, lo sai? Quest'ora dovrebbe essere arrivata. Perché non provi a chiamarla?
senti se ti piace questo. Ciccio, allora è per domani. Carretta Radica Bane 14. Andiamo io e te, sei pronto? Oh, 15 kg di fumo. Tra un mese la maturità, la gente è nervosa, lo piazziamo in una settimana. E magari con i soldi ci facciamo un bel campeggio ad agosto, vero? Ma facci te in campeggio, io ti porto al Grand Hotel. E poi mi sono rotta di usare la macchina di mia madre. Me ne voglio comprare una. Manuel dice che il fumo è roba vecchia. Dice che le pasticche. Pensaci, quelle d'estate si vendono da sole. E ci facciamo il triplo che con il fumo. Ma Ludo, quella... quella è droga. Perché il fumo no. Vabbè, io non ho mai letto sui giornali di qualcuno che si ammazza di canne, eh? Oddio, sembri mio nonno. Ma che ne sai quante se ne prendono? E poi chissà di che qualità e che altro si sono calati. Vabbè, anche fosse come dici tu, che fai? Li seguiamo fino a casa per essere sicuri che ne prendono solo una? Ah, mi raccomando, solo una, eh? Dai. Vabbè, ho capito. Io ogni tanto mi illudo che tu possa essere un po' più sveglio. Ma tanto ci pensi subito tu a riportarmi alla realtà, no? Senti questo, è bellissimo. Dai, no. Prendi la canna, eh? Non sei capace. Sta, lasciami. Dai. Mettili giù. Mettili giù. Tsunami, perché non sei più in rete? Corsaro. Una palla, dai. Cosa ti porto? Una vodka lemon, grazie. Arriva subito. Arrivano! Ecco il tuo vodka lemon. Doppio, grazie. Ti piace, vero? Ci hai già provato? Scommetto che ti ha dato buca. Due cannoni. Mi è messa veramente bene. Preparane uno. Accendo di là? Dammi 10 minuti. È la specialità della casa. Wow. Dai, assaggia. È rosso come te, guarda. Ragazzi, marito che ha preso. Oi, va tutto bene? Corsaro, ho perso Mila. Faccio quello alle locale. Lupo, ho parlato con Selmo adesso, ho detto se fai circondare l'edificio. E non si trova Mila. Beh, ma allora ti fai dare un bacio prima, che dici? Buonissimo. Wow, adesso sì che tutto può succedere. Eh sì? E allora facciamolo succedere. Massaggino. Va bene, per cominciare. Colorado, che bel tatuaggio. Ah, è il mio nome di battaglia. Ah, interessante. Ti faccio vedere una cosa. Già. Trick e truc e track e trick giochino. Ti
Ehi. Oh. Ti piace? E adesso? E adesso ti faccio vedere io che cosa succede. Oh, ma che ti piglia? Ma guarda te. E chi se l'aspettava? Sta cretina. Per fortuna sei arrivato tu. Mo ce penso io. Ma questa è matta. Occupato. E poi che ci vai a fare da solo? Se vuoi fatta una sega, lì c'è un bel cesso. Oh, ma che fai? Questa è un'operazione di polizia. Il locale è circondato, quindi cercate di non rompere le palle, stronzi. Questa moglie la facciamo passare a noi, la voglia. Adesso le facciamo una bella festa. Adesso la festa la facciamo tutti insieme. Polizia, faccia a terra. Faccia a terra! Oh, guarda che non le abbiamo fatto niente. Era solo un gioco. Apri le braccia. Come stai, Mila? Una di queste stava nel registratore, le altre in cassaforte. Tu sempre di testa tua, eh? Senti, sarò molto sincera con te. All'inizio ti ho giudicato male. Non come agente, come uomo. Pensavo, questo le donne non le rispetta. Ma adesso, penso che la donna di cui ti innamorerai sarà molto fortunata. Grazie, compagni. Oh, lentamente che non troca de ideias, não troca em discurso, evita as próprias contradições. Morre lentamente quem vira escravo do hábito, repetindo todos os dias o mesmo trajeto e as mesmas compras no supermercado. Oh, mas que vuol dire? Ne so solo um pezzo, é famosa. Dice: muore lentamente chi evita una passione, piuttosto che un insieme di emozioni, proprio quelle che fanno brillare gli occhi. Che bella poesia! Oh, me la devo scrivere. Aspetta, c'avevo una penna da qualche parte. Ho io un pennarello. Dammi, te la scrivo sullo zaino. No, 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 no. Vabbè, sì, scrivila. Come muore? Muore lentamente? Muore lentamente chi evita una passione, piuttosto che un insieme di emozioni. Proprio quelle che fanno brillare gli occhi. Bella. Gracias. Sono o non sono il vostro genio sovrumano? Giacomo, quanto sei scemo! Ci ho provato! Che cavolo! Questo sono 12 kilos di hachís e 25.000 pastillas. ¡El mío tesoro! Ese es un regalo para que las prueben. Este es para ti. Y este amigo es para ti. Gracias. Estas se llaman alas porque te hacen volar fuera de este mundo de mierda, ¿eh? Justo. También hay una fiesta arriba para que te puedas divertir y hay chicas y tragos. Y todo lo que quieras beber. Bueno, vamos, vamos. Metti a posto, mi vado su. Chicas. Lo sé. Oggi è il giorno più bello della mia vita. Metti qua, sicuro. Pure lo viene? Sì, sì. Ci
ci puoi scommettere. Questa è una delle registrazioni che abbiamo trovato nel locale. Una delle tante. Il video è molto scuro. L'uomo che abbiamo arrestato ha ripetuti precedenti per stupro e ha un tatuaggio dove si legge Colorado. Parte da dietro al collo fino ad arrivare sulla spalla. Per questo ripetevi sempre il nome Rado. L'ho stampata dal filmato. Questa è l'immagine in cui si vede meglio. Lo riconosci? Sì. Quando sono uscita di casa, ho telefonato a una mia amica. Vado sempre da lei quando litigo con mio marito. Però quella volta no. Sono andata dritta e sono finita in quel locale dove ho incontrato quell'uomo che mi ha fatto bere un cocktail rosso. E che... certe volte mi sento come soffocare. Allora salgo in macchina. Ho bisogno di guidare. Non lo so perché, ma devo guidare. È arrivato il marito, è qui fuori. Posso farlo entrare? Sì. Di cattura per Buratti e per il notaio Tirreni. Possiamo procedere all'arresto. Io vado da Buratti, tu da Tirreni. Sì. Sono finito. Mi devi perdonare. È solo colpa mia. Ma che cazzo stetti? La colpa di quel notaio di merda. Tu devi stare tranquillo. Ti tiro fuori io. Ti ricordi quando eravamo due ragazzini? Dicevamo che un giorno saremmo diventati i padroni di sta città. E invece quelli come noi non vanno da nessuna parte, Ivan. Appena provano a salire, trovano sempre qualche stronzo che li riporta giù. Non ti ricordi tu chi sei? Tu sei un leone. E i leoni non si arrendono mai, capito? Ma se ti arrendi, io ti ammazzo. Intenso, no? Oh! Fermo, polizia. Federico Buratti. Sei in arresto. Mi stavo aspettando. E poi a firme faceva pure schifo. Portatelo via. Quanto ci avete messo per piamme? Dai. E dai, muovi.
scusi, è questa Piazzale di Roma? Sì. Grazie. È la piazza mia. Attenzione, volante 15. Via 3, Pietro Cicco Ste 5 alla gioielleria. Il proprietario ci ha chiamato al 113, ma non sappiamo il motivo, ha chiesto solo di intervenire. Daria? Narni 03 a Papa Novembre. Siamo nell'abitazione di Tirreni, in via Senofonte 53. Abbiamo rinvenuto il corpo del soggetto annegato nella propria piscina. Serve ausilio delle volanti. Dare immediate notizie al magistrato di turno e fonogramma alla polizia mortuaria per la rimozione del corpo. Passo. Ricevuto. Vai. Delle persone a bordo di una Fiat tipo di colore corto, con due attente in particolare, che guardano nei negozi. Il nostro primo viaggio a Barcellona. Barcellona, pensate. Barcellona. Oh, ma me l'hai finita sta poesia? Sara, finiscigliela sta poesia. Gracias. De nada. Ehi, ragazzi, domani a casa. Oh, Giacomo, tra un po' ci fermiamo così ti riposi un po', eh. Sono ore che guidi. Guarda come dormono. Vigliacchi. Che dite, ci fermiamo a mangiare qualcosa? Sì, Sara, tu hai fame? Sì, sì, fermiamoci. Non hai voglia di tornare a casa? Perché dici così? Beh, è un po' che non vedo paparino. Oh, è questi che vogliono. Quel figo. Ragazzi, aspettate un attimo. Buongiorno. Documenti, per favore. Certo. Di tutte e cinque, per favore. Sì. Grazie, documenti. Chi è Sara Piazza? Sono io. Sei figlia di un funzionario di polizia? No, non più, c'è stato per 15 anni. Ha cambiato incarico a inizio anno. Allora l'ho conosciuto. Ho fatto un anno assieme a lui nel 97. Salutamelo. Non credo che si ricordi. Ispettore Bianconi, ma all'epoca ero solo un agente. Sì, certo che glielo saluto. Abbiamo arrestato insieme quelli delle rapine agli uffici postali. Un poliziotto unico, tuo padre. Un intuito incredibile. Potete andare. Grazie. Oddio mio! Ragazzi! E vai! Thank you.
buongiorno. Che è successo? Abbiamo avuto la segnalazione da due operatori ecologici. Hanno trovato il corpo della ragazza e ci hanno avvertiti immediatamente. Poi sarò più preciso, ma penso che abbia ingerito ecstasy o qualcosa del genere. Lupo, guarda. L'hanno trovato i colleghi là dietro. Probabilmente avranno preferito liberarsene prima che arrivassimo noi. Che roba è? Ecstasy. Hanno sempre i disegni. Queste le chiamano wings. Ali. Ali per volare all'inferno? Avrà avuto 16 anni. 17 per la precisione. Deborah Muti, nata a Roma nel 1993. Ragazzi, organizziamo il lavoro. Cercate subito i familiari. State addosso al medico legale. Voglio subito sul mio tavolo i risultati dell'autopsia. Verificate i verbali fatti dagli agenti. Controllate se ci sono testimoni oculari. E poi cercate di rintracciare le chiamate in entrata e in uscita della vittima. E trovatemi subito chi ha organizzato questo dannato rave. Datevi da fare. Marco, ti devo dire una cosa sulla Spagna. Sì, sì, me lo dici dopo. Importante. Va bene, ho capito. Oh, ti aspetto, ti devo parlare. A dopo. Ciao. Andiamo. Andiamo. Allora, Le? Eccole. Tieni. Bella. Bella, Michele. Bella. Bella. Deborah Muti, campionessa europea di tuffi. Due ori nel 3 metri, 5 argenti nella piattaforma e 1 nel tuffo sincronizzato. Che altro sappiamo? Poco e niente. Era una bravissima ragazza, studiosa. Con amicizie selezionate tutte nel suo campo, nello sport, come lei. Usciva molto poco e non ha mai fatto uso di droghe di nessun tipo. Almeno stavolta sì. Daria, abbiamo qualche altra pista da seguire? Ora sappiamo che non sono solo gli adulti a spacciare. La voce che circola è che c'è una banda di ragazzini che gestisce una buona parte del mercato, rivolto soprattutto ai minori. Quasi sicuramente ci sono loro dietro il rave della notte scorsa. Che altro si sa di questi ragazzi? Per ora quasi niente. Oltre al fatto che esistono e spacciano, soprattutto pasticche. Che hanno detto i genitori di Deborah? I genitori non sapevano che Deborah fosse in un rave clandestino, ovviamente. La madre credeva che fosse a dormire a casa di un'amica a Frosinone. Una certa Miriam Migliorio. Fa la commessa in un negozio di abbigliamento. Daria, sentila tu. Scopri se ha coperto Deborah volutamente o se era all'oscuro di tutto. Va bene. Mila, tu e Paolo ricontrollate tutte le deposizioni fatte fino ad ora. Sicuramente dovremo sentire di nuovo i genitori della ragazza. Buongiorno. Salve. Posso aiutarla? Sì, grazie. Stavo cercando un vestito adatto per un rave. L'hanno trovata tra le bottiglie vuote e le lattine, come un rifiuto umano. Aveva la bava alla bocca. Il suo corpo l'hanno trovato 2 operatori ecologici. Nessuno di voi alla festa si è accorto di niente. Siamo andate al rave insieme e ci siamo prese delle pasticche, erano azzurre con un paio di ali sopra. Poi non mi ricordo che cosa è successo, io mi sono ritrovata in macchina con un tipo, era quasi giorno, e mi sono fatta lasciare davanti casa. Deborah era la mia migliore amica. So quanto avesse paura di suo padre, quanto fosse importante per lei che lui non sapesse mai com'era fatta veramente. Del resto lui certe cose non le voleva vedere, anche il rave dove siamo andate. Era un gancio di Deborah. Chi l'aveva invitata? So solo che si chiama Aldo. Aldo come? Per me è solo Aldo. L'ho visto per pochi secondi, ma è stato lui a darci le pasticche. Dove si sono conosciuti? Posto assurdo.
all'osservatorio astronomico. Deborah c'era andata con la scuola e lui stava lì. E il ragazzo con cui tu sei salita in macchina? L'ho conosciuto lì. Si chiama Nicolò Cavazzuti. Prego, dottore. Posso sapere che sta succedendo? Sta zitto. Sto colloquio non si può fare, non è autorizzato. Voglio l'avvocato mio. Mettiti a sedere e stammi a sentire, tanto qui dentro non ti viene ad aiutare nessuno. Sono qui per raccontarti una storia. Tu ascolta attentamente. Era il 23 aprile del 96. Due uomini fecero la più grossa rapina della storia italiana nei depositi di sicurezza della Securmark. 35 miliardi delle vecchie lire. Mentre i due scappavano, investirono e uccisero una giovane infermiera che andava a lavorare. Quell'infermiera era mia moglie ed era incinta di nostro figlio. Il furgone aveva la targa falsa, ma sul retro c'era un adesivo con sopra una scritta. Temporada de Azúcar. Dopo che per 6 mesi avevo seguito tracce che non portavano a niente, trovai una piccola società di import-export di Bogotà con lo stesso nome. Ma a quel punto tutti i soci fondatori erano già spariti nel nulla, volatilizzati, senza lasciare nessuna traccia dietro di loro. Tu avevi già venduto le tue azioni e avevi aperto una nuova società. Fin dai tempi di Bogotà, ti ricordi, sono venuto io a Bogotà a fare l'atto costitutivo della tua prima società, come si chiamava? Temporada de Azúcar. E poi l'anno dopo a Cartagena, quando fondammo la Plata, e da allora non siamo più fermati, io sono sempre stato con te. Plata Immobiliario. Il 6 giugno del 1997, la Plata Immobiliario acquista 6 caseggiate a Roma, delle ex case di edilizia popolare. Plata Immobiliario le ristruttura e le rivende singolarmente a 4 volte il valore d'acquisto. Ma non finisce qui. Il 25 giugno del 97, Plata Immobiliario compra 10 ettari di terreno agricolo, che riceve il cambio di destinazione al tempo di record e diventa terreno edificabile. Nei 2 anni seguenti, Plata Immobiliario costruisce 4 palazzine residenziali per un totale di 46 appartamenti. Un vero affare. Le fondamenta del tuo impero. Io non so di che stai a parlare. Io so solo che non dovrei essere qua senza avvocato. Questa è la procedura del tutto regolare. Non mi voglio interrogare senza avvocato mio. Guardia! Aprite! Aprite! Quattordici anni fa ti sognavo tutte le notti, dicevo il nome di mia moglie e ti sparavo in faccia! Mia figlia ha visto morire sua madre fra le mie braccia mentre tu scappavi! Vice questore, mi vedo costretta a interrompere questo interrogatorio immediatamente. Come cazzo ti è venuto in mente? In carcere senza permessi, interrogarlo senza avvocato, mettergli le mani addosso. Quello stronzo non aspettava altro, adesso sporge la denuncia, andrà tutto a puttana. Non è lui l'uomo che cerchiamo. Cosa? L'uomo che gestisce uomini come Franchino, Manolo o Livio, non si mette paura per un interrogatorio. E lui aveva paura. Cazzo, vaffanculo! Buratti è la loro faccia pulita, è solo questo. Non si affidano tutti questi soldi a uno che la faccia pulita e basta. E non si costruisce un impero solamente con una faccia pulita. Federico Buratti è molto più di questo. Magari non è lui la testa che stiamo cercando, ma deve stargli molto, molto vicino. Buratti è come il cuore che pompa il sangue nelle vene. La testa decide, ma senza il cuore la testa è morta. Sì, ma non è lui, capito? Ma vaffanculo. E di conseguenza il giudice non gli vuole concedere i domiciliari. Di conseguenza cosa? Come dicevo, la relazione del medico è negativa. Avvocato? Mi posso raccontare una cosa? L'anno scorso, il marito di mia sorella Jessica, mio cognato, mentre stavamo a tavola si è sentito male. Gli faceva forte, forte male il petto. L'hanno portato di corsa all'ospedale. Il medico che lo visita, lo guarda, si mette a fare, lo controlla
E dice no, non niente, una fitta intercostale, gli ha detto, andate tranquilli a casa. Però a lui gli faceva ancora male, gli bruciava sempre di più. Ritorniamo un'altra volta all'ospedale e questo stavolta mezzo seccato per il disturbo. Ci dicevo, ho detto che non è niente, andatevene a casa, c'ho cose più importanti da fare io. Due giorni dopo mia sorella Jessica è rientrata a casa, ha aperto la porta del bagno e l'ha trovato morto, nudo, stecchito per terra vicino alla tazza del cesso, gli era scoppiato il cuore. Perché io sto a raccontare questa cosa? Perché lei mi insegna che la medicina non è scienza esatta. Beh? Nel senso che tante volte i dottori si sbagliano. Magari hanno bisogno di un motivo per guardare meglio. Un incentivo, come dite voi, per guardare meglio. Allora lei si occupi dell'istanza di scarcerazione. E noi ci occupiamo dell'incentivo. Ci siamo capiti, avvocato? Allora, è tutto chiaro? Sì. Senza paura, avvocato. Belle scarpe. Tanto non viene, è chiaro. Si era capito già in Spagna. Oh, guarda che io e Marco siamo come fratelli, più che fratelli. Allora non hai capito? Marco non ti serve. Non ci serve più a un cazzo. Siamo io e te, nessun altro. Quella! Piano, ragazzi, che siamo in un luogo pubblico. Sono contento che sei venuto. Allora, che dovevi dirmi? Ti ho tenuto nascosto una cosa. Ma mica siamo fidanzati. Beh, vedi, Spagna, non abbiamo comprato solo del fumo. Ma ho preso 15.000 euro di pasticca, e sì! Oh, guarda che per quei soldi ce l'hanno vendute una quantità assurda. Ci sono dei margini che con il fumo te li sogni. Stanno andando alla grande. Alla grandissima, fratello. Ho sfruttato al massimo il principio di Cardoso, un economista brasiliano. Lui dice che l'economia di mercato si regge sullo sfruttamento degli individui e sulla loro propensione ad agire perpetuando lo stesso tipo di meccanismo. In pratica ho messo su una squadra di gente che spaccia per noi. La maggior parte di loro non sa nemmeno chi siamo. E si fanno un mucchio di danari. Però io voglio che torni a lavorare con noi. Hai sentito la radio di quella ragazza? Di quella campionessa dei tuffi? L'hanno trovata morta in una fabbrica abbandonata sullo Ostiense. Aveva preso delle pasticche ad un rave. È morta, capisci? Una super sportiva. Aveva vinto i campionati europei. Pensavano che potesse vincere la medaglia d'oro alle Olimpiadi del 2012. Proprio tu. Tu che sei un cazzo di genio. Tu che ce l'hai la testa per pensare a quello che fai. Che c'è? A cosa è giusto fare, a cosa è sbagliato. Tu che c'hai un cervello così ti sei messo a spacciare quella merda che ammazza. Giacomo, è Duccio. Marco, tanto prima o poi qua moriamo tutti. Chi in auto, chi in aereo, chi sulla tazza del cesso. Ehi, nonna, come stai? Sì, l'isola che non c'è, sì. Dai, non fare tardi. Ma chi siete? Sicuro? Dai, va bene, ti aspetto. Ciao. Marco! Te l'ho detto, Genio. Siamo soli io e te. Nessun altro. Stavolta non mi bastano 30 agenti, ne voglio 300. Voglio che sia chiaro per tutti che non deve più succedere a nessuno quello che è successo a Deborah Muti. E voglio che sia chiaro che siamo determinati a eliminare il traffico di droga che c'è in questa città. Piazza non esiste solo a narcotici. Io devo tenere conto anche di altre realtà. Sì, ma noi dobbiamo fare in modo che tutti capiscano che non staremo fermi a guardare mentre i nostri figli vengono ammazzati dalle pasticche o da qualche altra sostanza di merda. Dobbiamo lanciare un segnale dal basso. Perché se sequestriamo 30 kg di coca, ma dimostriamo che non abbiamo il controllo del territorio, abbiamo perso. Dobbiamo dimostrare che ce l'abbiamo il controllo del centro e della periferia, che possiamo colpire chi spaccia, che sappiamo dove andare a prenderli e che lo faremo. Dobbiamo fermare ogni singolo spacciatore, controllare ogni luogo d'incontro sospetto, perquisire tutti i potenziali clienti, battere anche le scuole dove vanno i nostri figli, tutti i luoghi che loro frequentano. Dobbiamo far vedere a questa gente che questa città non è loro, ma nostra, e che la difenderemo. Ma dobbiamo anche lanciare un segnale dall'alto, perché non sono i ragazzi i colpevoli, loro sono le vittime. I colpevoli sono quelli che trafficano speculando sul loro malessere, sulla loro età, sulla loro solitudine.
Chi resta nell'ombra e si arricchisce sulla pelle dei deboli è il vero colpevole. D'accordo, Piazza. Vedrò quello che posso fare. Forza! Sta zitto! Cammina! Ma fai male? Andiamo, dai! Muoviti! Forza, diamoci una mossa! Non finisce mai con questi, è incredibile! Seduto, devi stare seduto. Che è questo casino? Silenzio, state buoni, basta. Sta tranquilla, tocca a te. Tesoro, ma non sei ancora a letto? No, ti stavo aspettando. Volevo dirti una cosa. Oggi a scuola abbiamo parlato di quella campionessa di tuffi che è morta perché si è presa una pasticca. Una cosa terribile. Ce ne stiamo occupando. Ho pensato che magari tanti ragazzi che le pasticche se le prendono, io li conosco, e mi sono chiesta qual è la differenza tra me e loro. Non l'ho trovata. Noi tutti abbiamo una gran voglia di vivere, però la vita alla fine è come se la volessimo anche sfidare. Sì, lo facciamo tutti. A 16 anni io sono scappato di casa. Ma dai! Sono andato a Londra in autostop e poi sono tornato. In autostop? Sì, tua nonna voleva uccidermi. Già. A volte penso che per superare incolumi la tua età ci vuole molta fortuna. Tu hai ragione. Quella voglia di volersi mangiare il mondo la sentiamo tutti e non penso sia giusto negarla. Però non so come dire. Cerca di stare attenta perché dipende solo da te. Ha senso quello che ti ho detto? Quando me la fai conoscere? Ah, oh. Presto, d'accordo. Fumare fa male, eh? Buonasera, dottor. Buonasera, dottor. Tempo qua, dottor. Zitto di una parte. Zitto. Ti sei sbagliato, Buratti sta male, molto male. Apri la bocca, di 33. 33. Buratti sta male, 33. Oh, rimani così e di 33 non ti muovere. 33. Bravo, dottorino. 33. Bravo, dottorino. 33. Nicolò Cavazzuti, anni 21, domiciliato a Vigna Clara, via Cortina d'Ampezzo 38. È il tipo che gli ha dato le pasticche? No, di quello sappiamo soltanto che si chiama Aldo. Nicolò Cavazzuti è uno degli organizzatori del rave, ma potrebbe conoscerlo, Aldo. Ci andiamo a fare due chiacchiere. Sentite, credo di aver capito cosa ha preso. Si tratta di una metilenediossimetanfetamina, MDMA, conosciuta come ecstasy. Agisce sul sistema nervoso provocando euforia,
perdita del controllo muscolare, disidratazione, mascelle ingessate, aumento della temperatura e perdita della percezione della stanchezza. È per questo che è finita in coma. La perdita del controllo muscolare più quella della percezione della stanchezza le hanno provocato l'infarto. Si chiamano wings, ali, perché ti fanno volare. Le prendono perché fanno sembrare tutto più giusto, perché fanno venire voglia di abbracciare chi ti sta intorno, insomma, perché fanno sembrare tutto più bello. E invece ti fanno scoppiare il cuore. E ti bruciano il cervello. Ogni pasticca brucia 10.000 terminazioni neuronali, per sempre. Nicolò Cavazzuti. Sul tuo telefonino abbiamo trovato il video di quel cazzo di rave organizzato alla fabbrica abbandonata sullo Stenzi. Questo te lo puoi tenere. Non ci serve più. Allora, che mi dici? Sì, è vero. Il rave l'ho organizzato io. Bravo, già questa è una bella notizia. Poi? Però delle pasticche non ne so niente. Ve lo giuro. Non mi pigliare per il culo. Organizzare rave è illegale, quindi sei già nei guai. Ai rave, come tu ben sai, girano le pasticche. Ecco, noi vogliamo sapere chi le spaccia. Guardala. Guardala bene. 17 anni, è morta a quel cazzo di rave. Guardala! Allora? Ma non lo so, io le ho viste che ballavano. Deborah era così bella. Ma l'ho capito subito che con me non c'è stava. Mentre l'altra amica lì... Miriam. Sì. È venuta in macchina con me. Ma di quello che è successo dopo io non ne so niente. Guarda questo video e dimmi se riconosci Aldo, il ragazzo che Deborah aveva conosciuto all'osservatorio, d'accordo? Eccolo, è lui Aldo. È proprio lui. Mi ricordo la felpa col numero 82. Il cappuccio se l'aveva tirato su. Diamo subito il video a Paolo. Tiriamo fuori una fotografia e facciamola circolare. Grazie. Dai, andiamo, ti faccio accompagnare a casa. Aldo Iannetti, anni 19, via Onelia 148, vive con la madre e la sorella piccola, il padre è morto, una lite per un parcheggio. Allora, Iachi, ho saputo che la tua amica non è uscita più? No, ancora no. Però io ho trovato un avvocato che ha accettato di collaborare, speriamo io danni domiciliari. Ma sì, che fai? Vieni a stare a casa tua? Certo, mia madre è pure contenta. Già ho comprato un libro di cucina cinese, almeno si impara pure a cucinare. Fossi la tua amica cinese me ne resterei in galera, piuttosto che venire a casa tua con te e tua madre a Ostia. Senti, cos'è che c'è Ostia? Io la foto che ti serve e vedi andare a far culo sia te che lui. Sempre. Gli piacciono le stelle e i pianeti. Vuoi guardare? Mamma, che carino. Ecco, magari guardando lì dentro ce lo trova, Aldo. Mio figlio ultimamente torna sempre tardi la sera. Ieri sera poi non è tornato proprio, senza avvisare, come faceva suo padre. Non è vero. Non lo so. Io prima lavoravo. Non mi accorgevo di niente. Adesso ho tutto sotto gli occhi. E quello che vedo non mi piace. Ricevuto. Sia sotto casa mia. Ti hanno visto? No, credo di no. Credi o sei sicuro? Sono sicuro. Bene. Allora adesso per essere più sicuro stacchi la batteria al cellulare e la rimetti quando sta storia è finita, ok? Sto aspettando. Ok.
Non torni a casa, non torni mai più qui e se mai dovessero beccarti, io e te non ci siamo mai conosciuti, è chiaro? Almeno mia sorella la posso avvertire, sarà preoccupata. Tu non chiami nessuno, hai capito? Nessuno, da questo momento sei morto. Allora, ma cosa fai? Non sa dov'è, dice che non torna da ieri. Sembra quasi soddisfatta che suo figlio sia nei guai. Come se se lo aspettasse, come se confermasse la sua teoria. Tu resta qui finché non si fa vivo. Bene. Un errore umano per una serie di omissioni nelle procedure di sicurezza, l'incidente ferroviario è avvenuto questa mattina sulla linea Bergamo-Arcella. Fortunatamente il treno merci viaggiava a bassa velocità, riducendo così il rischio di una tragedia sfiorata. Ricostruzione dei tecnici incaricati da una commissione interna stabilirà le conseguenze e le responsabilità di un tragico incidente fatalmente evitato. Parliamo ora della campionessa di Tuffi morta in seguito a una pasticca presa durante un rave party. Il cadavere, come ricorderete, è stato trovato l'altro ieri da due operatori ecologici. Il luogo, una vecchia fabbrica abbandonata, era stato già utilizzato in passato per feste e raduni illegali. La polizia è ora sulle tracce del ragazzo che le ha venduto la droga. Si tratta di un ventenne senza precedenti penali, ma al momento non abbiamo altri particolari da segnalare. Eccolo! Sta chiamando! Bella, raga, vado via pure io, va. Sì? No. Un attimo. Stai a usare il telefono, t'ho detto di sparire, ma che sei scemo? No, non so scemo, ti devo parlare. Devo vederti subito, se no faccio un casino, hai capito? Buono, buono, sta calmo. E sta calmo ti pare facile? Dove ci vediamo? Al posto dove vado sempre. Oh, hai capito? Arrivo. Dai, raga, ciao. Hanno attaccato. Potrebbe essere ovunque. All'osservatorio. L'osservatorio astronomico a Monte Mario. Miriam ha detto che lui spesso va al parco lì vicino. Possiamo provare. Totti, di a Conte e Anselmo di venire all'osservatorio. Papa November a Siananarni 011. Siananarni 011, avanti. Convergete con estrema urgenza, ripeto, con estrema urgenza al parco dell'osservatorio di Monte Mario. Ok, ricevuto. Da soli io e te. Tu aspettami al motorino. Allora, che cosa mi volevi dire? Volevi fare un bel casino, testa di cazzo? Ti avevo detto di scomparire, di non chiamarmi, di non usare il telefono. No. Adesso ci sei tu nel casino. Oh, che fai? Oh, gli ordini non me li dai più. Guarda che nella merda ci siamo tutti e no, due. Nella merda ci sono sempre stato da solo. Nella merda c'è quella ragazza che è morta per colpa nostra. Io l'amavo e lei è morta. Bastardo di quelle maledette pasticche. La merda. Dove cazzo sta Girolamo? Sta di là, si sta aspettando. Che cazzo fai? Butta sul coltello, dai! Buttalo! Mani dietro a Luca! Forza! Alza le mani! Su! Oh, io non ho fatto niente! Fermo! Dammi i documenti. Okay. Ragazza a terra, ferito! Dove? Là! Vieni qua, vieni.
Cammina, va. Vai. Un'ambulanza con urgenza all'osservatorio di Montemario. Ma sai la cosa che fa più ridere di questa storia, commissario? È che a me la droga fa schifo. Invece quella ragazza mi piaceva da morire. L'avevo conosciuta all'osservatorio, poi ci siamo sentiti per un po'. Sono stato io a invitarla a rave. Lei non c'era mai stata. Io volevo fare la parte di quello giusto. Eppure lei ci teneva a non farsi vedere come quella perfettina, amante dello sport. Adorata dal padre. Così ci siamo calati insieme. Poi ci siamo anche persi, io sono stato male, ho vomitato anche l'anima. Poi sono mezzo svenuto. È andata così. A te chi le ha date le pasticche? Girolamo. Ma anche lui è un intermediario. Le prendeva da Tsunami. Chi è questo Tsunami? Non lo so, io non l'ho mai visto. Però so che è lui che ha inventato il nuovo sistema. Qual è il nuovo sistema? Praticamente tu prendi la roba e la paghi solo dopo che l'hai venduta. E se finisci presto è pure un premio. Da quanto va avanti questa storia? Girolamo ha conosciuto Tsunami perché spacciava il Super Skunk. E dopo il Super Skunk? E dopo Tsunami ha portato un carico di pasticche. E Girolamo ha chiamato me e altri del quartiere per piazzarle. Tsunami. È il nome di quel tipo che sfidi sempre ai videogames, no? Sì, perché? Lo conosci bene? No, come faccio a conoscerlo? Quello abita in Giappone, lupo. E poi ti ripeto, sono due settimane che si collega. Infatti mi sembra una cosa strana, comincio a preoccuparmi, sai? E come fai a essere così sicuro che sia in Giappone? Ma perché? Perché parla sempre in inglese. Mi scrive sempre di Kyoto, mi parla di Kyoto. In effetti... Vado a verificare. Ecco, bravo. Pronto? Sì? Sì, qua, al solito posto. Visto? Che t'avevo detto? Sono tutti pischelli, però sono organizzati bene e stanno a spacciare le zone nostre senza chiederci il permesso. Il capo è uno stronzetto con una fighetta bionda che si dà un sacco d'aria. Ah, ma no, lui va dietro come un agnellino. Achilli, quello è lo stronzetto e lei è la biondina. Secondo me gli devo far capire che ha sbagliato strada. No, no, non ti preoccupare. Ah, non scappo, non scappo. Pronto? Buonasera, sì. Sono qua, non mi... No, non me ne vado. Dai, sbrigati. Ciao. La verità è come l'acqua. È chiara, trasparente, ma scivola da tutte le parti. Si fa fatica a tenerla in mano, a mettersela in tasca, la verità. Forse c'è un giorno che riesci a dire a te stessa che per quanto ce la metti tutta, non sarai mai una campionessa di niente. Entra, è aperto! Chiedo scusa, forse ho sbagliato appartamento. Forse quel giorno spieghi a tuo padre che quello che lui desidera per la tua vita non è la stessa cosa che vuoi tu. Forse quel giorno guardi in faccia le persone che ami e trovi il coraggio di fargli vedere anche l'altra parte che è dentro di te. E sa che la verità, più che con il non dire bugie, ha a che fare con quel giorno. Tavola. Mm-hmm.
Vai, vai. Dici che lei rimane sorpresa? Lo so, te sì. E via. Provaci un po'. Ciao, bello. Oh, ma che siete? Che volete? Ma che volete? Sta zitto, cammina. Ah, oh, ma che cazzo fai? Oh, fermati. Lasciatemi. Educato. Giacomo. Educato. È stata sbagliata. Girolamo, il ragazzo accoltellato, fa parte della banda dei giovani spacciatori che cerchiamo. Dalle indagini effettuate sono tutti minorenni e incensurati. Sembra che abbiano una sorta di leader che si chiama Tsunami. Un nome da videogame. Questa città non la capisco più. Questore, vorrei tornare a interrogare Buratti alla presenza del suo avvocato. Ho una cattiva notizia per te. Buratti potrebbe uscire da un momento all'altro. Il medico ha confermato ciò che ha detto l'avvocato. Federico sta male, ha perso peso e se resta lì rischia un infarto. Quando sei in pischello, prima di fare cose, devi chiedere il permesso ai grandi. Hai capito? Se no, guarda che succede. Guarda che bene tu pasticche di merda in che situazione ti sei messo. Guarda qua, disperata. Oh, sta zitto quando ti parlo. Devi tacere. Stai zitto. Bastardo! Sta zitto quando ti parlo, merda. Senti, tu mi fai lavorare più di quello che voglio. Attiri l'attenzione delle guardie. Mi fai fare gli straordinari. Mi rompi il cazzo. Guardami quando ti parlo. Tu da stasera te levi dal cazzo. Ti è chiaro? Io ti sto graziando, ti sto salvando la vita, ma non succederà mai più questa cosa. Non ti voglio vedere mai più. No. Famo che per quello che ci devi fino a mo, stasera ci ha pagato l'interesse, stiamo bene così. È l'ultima volta che te lo dico. No. Ah, piagni. Imbecille. Che schifo, mi ha sporcato tutte le mani di sangue qua, merda. A Natale niente regalino, già l'hai avuto oggi. Vi ammazzo tutti! Ricordatevi questo nome! Tsunami! Sì, ciao! Tu e mamma, te la buttate scivolo, non capire. Lo sapevo che se mi piazzavo qui ti trovavo. Che t'è successo? Non qui, vieni con me. Hanno preso. Chi t'ha preso? Hanno preso a me e Ludo e ci hanno portato sulla Portuense. Che v'hanno fatto? Sapevano che spacciavamo, hanno detto che avremmo dovuto chiedere il permesso. Hanno detto che dobbiamo smettere, ma io non smetto. Sei scemo? Cazzo, sei rincoglionito? Che cazzo vuoi tu?
Tu sei un rincoglionito! Tanto a te che cazzo te ne frega, giusto? Tanto tu la tua ragazza ce l'hai bella dentro casa. Tu non lo sai di come cazzo ci si sente, porca puttana! Cosa vanno fatte? Giacomo, che vanno fatto? Niente, Marco. Non dovevo venire. Non so neanche perché sono venuto a cercarti. Sei stato amico mio finché ti sono servito. Io sono amico tuo perché ti voglio bene. Andiamo dal padre di Sara, li denunciamo. Sì, certo. E adesso che cazzo mi fanno quelli comunque, eh? Che cazzo mi fanno? T'ammazzano, questo fanno. Sì. Dammi questa pistola di merda. Ma che... Giacomo, dammi sta pistola, andiamo dalla polizia. Ma che cazzo? Ti sei marcito il cervello? La polizia? Ma tu sei scemo? Non dovevo venire, porca puttana, non dovevo venire. Dovevo venire.